Buongiorno a tutti, da Simone Pistoia Firenze. Ieri sera sono andato a casa, che a casa ho un bel garage, che anche lì ci sono dei pezzi non da sottovalutare, con questa bellissima Simca 1000 del 73, perché la volevo far muovere un pochino. E adesso sono qui, praticamente che la sto usando. Stamattina la userò tutta la mattina, tanto oggi è il sole, non è freddo. E devo fare delle commissioni, passare di banca dopo, prendere dei pezzi di ricambio e userò questa macchina. Questa macchina praticamente è come ho detto in un altro video, mi sembra l'ho fatto, era di una signora cliente di mio papà, credo sia stata una maestra, qualcosa del genere, una signora molto anziana, ma di una gentilezza e di una squisitezza unica. Purtroppo è mancata da diversi anni e la macchina si è comprata a noi. Questa macchina qui è del 1973 e ha all'attivo 43.000 km, e considerate che un po' ce li ho fatti io, nel senso, quindi ne aveva, non so se si vede, 43.000 km. Niente, è una macchinina 1000, è una macchinina prodotta in Francia. Ce ne sono rimaste veramente pochissime. Questa macchina qui va che è un amore, e non ha un filo di ruggine neanche a cercarlo. A parte che l'esterno si riverniciò quando si prese, perché era tutta cotta, diciamo così, dal sole, il tetto, il cofano, era tutta sfogliata. La signora la teneva sempre dentro dove abitava, la usava pochissimo. Dopo lei comprò un'altra macchina, ma dopo 2 o 3 anni smise di guidare, sicché anche quell'altra che ha comprato nuova, praticamente non so che fine ha fatto, ma era nuova. Questa macchina qui fu comprata da questa signora, da una commissionaria, a quel tempo la si chiamava, non concessionaria, ma commissionaria, a Lucca, quindi qui in Toscana, perché aveva una figlia che era sposata a Lucca, un signore di una cartiera, e quindi comprò questa Simca 1000 a Lucca. Infatti è targata Lucca, targa e documenti di origine, 1000 di cilindrata, iscrizione ASI, e la macchina va come una macchinina veramente simpatica. Ora accendo i fanali per far vedere, cioè guardate come gira, siamo già 80 all'ora. Tenuto in carica la batteria, ora va bene, è divertente, mi piace guidarla, e stamattina si gira in Simca 1000. E ora ci avrei una mezza proposta per darla via, però devo valutare, perché mio fratello non vorrebbe assolutamente, anche perché trovare un'altra Simca 1000 del 73 ASI messa così com'è questa, con 43.000 km originali, credo che sia forse l'unica in tutta Italia. Anche perché sono macchine che sono state vendute poco, perché compravano tutte la 850 Fiat, e oggi come oggi io ne ho viste veramente, si contano sulle dita di una mano. Marchio Simica è un marchio che conosco abbastanza bene, perché nella mia famiglia ne abbiamo avute diverse. Abbiamo avuto una 1301 che ce l'ho sempre, una 1100 di mio papà, Simca, mio fratello ha avuto una Tagora usata, insomma ne abbiamo avute diverse. Adesso praticamente qui giro per tornare indietro, ho fatto per far vedere com'era la macchina. È una macchinina che quando si accelera risponde bene, cioè nel senso, cioè per essere 1000 di cilindrata è veramente una macchina simpatica. Furono fatti tutti i freni, ecco, per chi cerca una macchina del genere. Ecco, diciamo, per l'unica cosa che è un po' difficoltosa, che almeno io ho avuto un po' di difficoltà, è stato rifargli l'impianto dei freni, perché la roba con un po' di difficoltà l'ho trovata, ma
ho dovuto rifare anche, perché erano inchiodati con l'olio vecchio dei freni, i tubi maestri, quelli in rame, dove ci va il raccordo che va nei cilindretti. Comunque li ho fatti rifare e ora è tutto a posto. La pompa dei freni che l'ha direttamente sul pedale. Questa macchina qui, per essere del 1973, quindi una concezione molto vecchia di automobili, sappiate che ha già la frizione idraulica, ossia invece del filo c'ha la pompa della frizione e il ripetitore sul cambio. L'impianto è Bendix, con un po' di difficoltà si trova la roba. Con un pochino di difficoltà, oggi come oggi, su internet la roba si trova. Io comunque sia, se e chi prenderà questa macchina qui, io del Simca c'ho veramente tanta 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 roba che negli anni ho cercato nei vari mercatini, ho messo da parte. Ok, via, vado a lavorare, che adesso devo fare quattro cerchi di una 500R. Le devo sabbiare, scartare e verniciare stamattina, quindi ci vuole tutta la mattina. Un saluto da Simca 1000 LS 1973 ASI.